Buongiorno ragazzi e bentornati a Nikonomics, il canale YouTube dell'economia. Con il video di oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della macroeconomia, andando a vedere come la politica fiscale del governo, ossia l'insieme di provvedimenti relativi al livello di tassazione e alla spesa pubblica, influenza la produzione di beni e servizi e dunque il livello generale dei redditi. Se siete nuovi sul canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Bene, non perdiamo altro tempo e andiamo ad iniziare. Come abbiamo visto nei due video precedenti di questa serie, in equilibrio l'offerta aggregata deve essere sempre pari alla domanda aggregata, come illustrato dalla formula di equilibrio del mercato dei beni e servizi nella slide in sovraimpressione. Questa formula ci dice che la produzione di beni e servizi, e dunque il livello generale dei redditi, dipende dalla spesa autonoma, dal tasso di interesse nominale e dal moltiplicatore dinamico, il quale ci spiega come varia la produzione di beni e servizi, e dunque il livello generale dei redditi, al variare della spesa autonoma o del tasso di interesse di mercato. La politica fiscale del governo si compone di due strumenti: la spesa pubblica, con la quale il governo influenza direttamente la spesa autonoma e quindi il valore di equilibrio della produzione di beni e servizi, e il livello di tassazione medio, che va a modificare il reddito disponibile dei consumatori e quindi i consumi aggregati, e quindi va a modificare indirettamente il valore di equilibrio della produzione di beni e servizi. Un aumento della spesa pubblica causa un aumento della domanda autonoma, il che comporta un incremento del valore della produzione di beni e servizi e dunque del livello generale dei redditi. Nel nostro piano cartesiano, un aumento della spesa pubblica causa uno spostamento verso l'alto della retta di domanda aggregata e il nuovo punto di equilibrio si trova in corrispondenza di un livello della produzione di beni e servizi più elevato. Al contrario, una riduzione della spesa pubblica comporta una diminuzione della spesa autonoma, il che comporta una contrazione del valore della produzione di beni e servizi e dunque del livello generale dei redditi. Nel nostro piano cartesiano, una riduzione della spesa pubblica comporta uno spostamento verso il basso della retta di domanda aggregata e il nuovo punto di equilibrio si trova in corrispondenza di un valore più basso della produzione di beni e servizi e dunque del livello generale dei redditi. Di quanto varia la produzione di beni e servizi in seguito ad una variazione della spesa pubblica? La variazione della produzione di beni e servizi sarà pari al moltiplicatore dinamico per la variazione della spesa pubblica. Ipotizziamo che lo Stato aumenti la spesa pubblica di 500 per la costruzione di una ferrovia, che la propensione marginale al consumo sia pari a 0,9, l'aliquota fiscale media sia pari a 0,25 e la sensibilità degli investimenti a livello generale di redditi sia pari a 0,3. Nel nostro esempio avremo che la variazione della produzione sarà pari a 1 fratto 1 meno 0,9 per 1 meno 0,25 meno 0,3, moltiplicato per la variazione della spesa pubblica di 500, ossia 20.000. Un aumento dell'aliquota fiscale media comporta una riduzione del reddito disponibile per i consumatori, il che si traduce in una riduzione dei consumi aggregati e dunque in una contrazione del valore della produzione di beni e servizi e del livello generale dei redditi. Nel nostro piano cartesiano, un aumento dell'aliquota fiscale fa diventare più piatta la retta di domanda aggregata e il nuovo punto di equilibrio si trova in corrispondenza di un valore più basso del la produzione di beni e servizi e dunque del livello generale dei redditi. Al contrario, una riduzione dell'aliquota fiscale media fa aumentare il reddito disponibile per i consumatori, il che provoca un aumento dei consumi aggregati e quindi della produzione di beni e servizi e del livello generale dei redditi. Nel nostro piano cartesiano, una riduzione dell'aliquota fiscale media fa diventare più ripida la retta di domanda
domanda aggregata. Il nuovo punto di equilibrio si trova in corrispondenza di un valore più alto della produzione di beni e servizi e dunque del livello generale dei redditi. La politica fiscale implementata dal governo non solo modifica il valore di equilibrio della produzione di beni e servizi e dunque il livello generale dei redditi, ma va anche ad impattare sul bilancio pubblico, cioè sul rapporto tra le entrate finanziarie, le imposte, e le uscite finanziarie, la spesa pubblica, di uno Stato. In particolare si parla di pareggio di bilancio quando le imposte raccolte sono pari alla spesa pubblica, di surplus di bilancio quando le imposte raccolte sono superiori alla spesa pubblica e di deficit di bilancio quando le imposte raccolte sono inferiori alla spesa pubblica. Che effetto ha una variazione della spesa pubblica sul bilancio dello Stato? Sappiamo che ad una variazione della spesa pubblica corrisponde una variazione della produzione di beni e servizi pari al prodotto tra il moltiplicatore dinamico e la variazione della spesa pubblica stessa. Ad una variazione della produzione segue una variazione del gettito fiscale pari all'aliquota fiscale per la variazione del livello generale dei redditi, dunque l'aliquota fiscale per il moltiplicatore dinamico per la variazione della spesa pubblica. La variazione complessiva del bilancio pubblico è quindi pari alla variazione del gettito fiscale meno la variazione della spesa pubblica. Può il nuovo gettito fiscale coprire l'iniziale aumento della spesa pubblica? Tutto dipende dal valore che assume la propensione marginale al consumo C1 e la sensibilità degli investimenti a livello generale dei redditi D1. Secondo l'economista norvegese Avelmo, se il governo aumenta la spesa pubblica e il livello di tassazione in modo tale da mantenere il pareggio di bilancio, la produzione di beni e servizi e dunque il livello generale dei redditi crescerà di un ammontare pari alla variazione della spesa pubblica stessa. Dunque, secondo Avelmo, un aumento della spesa pubblica è sempre benefico anche sotto il vincolo del pareggio di bilancio. A questa tesi si contrappose l'economista americano Arthur Laffer, noto per la cosiddetta curva dell'affare, secondo il quale esiste un livello ottimale di tassazione di spesa pubblica che permette di massimizzare la produzione di beni e servizi e dunque il livello generale dei redditi e di portare l'economia al suo livello di equilibrio ottimale. Bene ragazzi, in questo video abbiamo visto come la politica fiscale del governo si componga di due strumenti, la spesa pubblica e il livello di tassazione, e come questi vadano a modificare il valore di equilibrio della produzione di beni e servizi e dunque il livello generale dei redditi e ad impattare sul bilancio pubblico. Questi sono sicuramente argomenti molto impegnativi e difficili da assimilare. Fatemi sapere se ci sono particolari aspetti poco chiari e che vorreste fossero meglio approfonditi e se avete suggerimenti per rendere la spiegazione più accessibile. In descrizione vi lascio un link da cui scaricare la versione PDF di quanto visto nel video di oggi. Per chi è nuovo su questo canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati e a visitare le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Nikonomics.